Anche Coldiretti si mobilita per sostenere la popolazione ucraina colpita dalla guerra. Nei mercati di campagna amica prende il via la spesa sospesa con i produttori agricoli e i giovani e le donne di Coldiretti che invitano i clienti ad acquistare beni non deperibili di prima necessità da destinare al centro di raccolta allestito presso la sede del Consiglio regionale di Piazza Unione a Pescara. Con la nostra telecamera siamo stati al mercato di Via Paolucci del capoluogo adriatico per il primo giorno di raccolta. Angiolina De Angelis, responsabile donne di Coldiretti della provincia di Pescara. Come si sta svolgendo questa mattinata? Perché è importante essere presenti in contesti come questo? È importante perché oggi come oggi nessuno si aspettava una guerra. Siamo nel 2022 e pensare a una guerra ci sembra anche una cosa assurda, insomma, facciamo fatica a crederci. E cerchiamo di aiutare i profughi come meglio possiamo e anche noi di Campagna Amica qui stiamo organizzando una raccolta fondi proprio per mandare beni alimentari in sostegno di questa popolazione. Giuseppe Scorrano, delegato di Coldiretti per Giovani e Impresa Abruzzo, come funziona questa spesa sospesa? La spesa sospesa è un'iniziativa che nei mercati di Campagna Amica abbiamo già collaudato anche nel periodo di Natale per altre festività. La spesa sospesa è fondamentalmente una spesa che i nostri avventori, i clienti dei nostri mercati fanno nei mercati di Campagna Amica, quindi acquistano direttamente i prodotti e li donano alla spesa sospesa che poi dopo ovviamente Campagna Amica attraverso la sua rete di contatti va a distribuire ai più bisognosi. L'abbiamo fatto con altre organizzazioni e la stiamo facendo anche quest'oggi, diamo il via per appunto gli sfollati di guerra, per questa situazione che stiamo vivendo appunto in Europa. Quanto durerà questa spesa sospesa? Allora, ripeto, oggi è il primo giorno e credo che, vista la situazione, durerà il tempo che serve. Lo ripeteremo anche nelle prossime settimane e staremo a vedere anche un pochettino l'evoluzione della situazione e vedremo di farla durare il più possibile o comunque il tempo che serve. Per questo evento sono state coinvolte anche le scuole perché i messaggi e i disegni che vediamo proprio sui cartoni che poi dovranno accogliere questi beni di prima necessità sono stati realizzati dalle scuole. Importante dunque anche il coinvolgimento dei più piccoli attraverso un'opera di sensibilizzazione anche a queste tematiche che di fatto non dovrebbero appartenere all'infanzia ma che purtroppo coinvolgono tutti. Sì, assolutamente, diciamo che noi come Coldiretti stiamo attivando un pochettino tutti i canali che abbiamo. In questi mesi stiamo ancora svolgendo un'attività di educazione alimentare presso le scuole e anche la sensibilizzazione sull'Agenda 2030 e la transizione ecologica. Adesso abbiamo quest'altra incombenza e quindi comunque parliamo anche dell'importanza di vivere in pace e volerci bene e non fare la guerra. E questo devo dire che è un tema che i bambini hanno subito accolto con una certa sensibilità perché nessuno vuole la guerra.